Ciao a tutti! In questo video vi mostreremo come usare Amazon Alexa integrata sulla TV con WebOS 22. La funzione non è disponibile per tutti i modelli e tutti i paesi, ma se presente sulla tua TV, potrai usare il controllo vocale di Alexa con il telecomando puntatore. Per cominciare a utilizzare Amazon Alexa integrata, premi il tasto Alexa sul telecomando puntatore. Dovrai innanzitutto accettare i contratti utente, necessari per i comandi vocali. Ora seleziona Iniziamo. Questa è la versione internazionale di Alexa. Le caratteristiche e le lingue disponibili cambiano in base al paese. Seleziona Continua. Ora devi accedere con l'account di Amazon. Sul telefono, accedi a questo indirizzo o effettua la scansione del codice QR con la fotocamera dello smartphone. Verrai indirizzato alla pagina di accesso di Amazon. Accedi con il tuo account per continuare. Inserisci il codice che appare sullo schermo e seleziona Continua. Scorri verso il basso e seleziona Consenti. Hai ora effettuato l'accesso con il tuo account di Amazon ad Alexa sulla TV. Puoi scegliere quale lingua usare con Alexa. Qui, le lingue disponibili. Seleziona Continua. Se la TV ha un microfono incorporato, puoi usare i comandi vocali a mani libere. Esamineremo questa opzione successivamente. Per ora saltiamo questo passaggio. È anche possibile vedere alcuni esempi di comandi vocali. Ci troviamo nel menu principale di Alexa e possiamo iniziare a usare Alexa sulla TV. Ora ci sono due modi per utilizzare il tasto Alexa sul telecomando puntatore. Se premi leggermente il tasto, si aprirà Alexa, con alcuni esempi dei comandi vocali utilizzabili. E le impostazioni, quali le impostazioni della lingua. Per utilizzare i comandi vocali Alexa, premi e tieni premuto il tasto Alexa mentre parli nel microfono del telecomando. Per esempio, qual è la temperatura ad Amsterdam? Attualmente ci sono 10 gradi ed è sereno. Oppure apri un'app sulla TV. YouTube. Oppure controllare dispositivi smart home collegati all'account di Amazon. Accendi le luci del soggiorno. Se la TV ha il microfono incorporato come ad esempio questo C2, potrai anche usare i comandi vocali a mani libere. Per farlo, apri l'app Alexa e attiva l'opzione a mani libere, hands-free, qui. Ora possiamo usare Alexa sulla TV, senza dover usare il telecomando. Pronuncia Alexa seguito dal comando. Per esempio, Hey Alexa, spegni la TV. Se hai attivato la funzione pronto all'uso, Always Ready, puoi anche servirti del controllo a mani libere da TV spenta. Infatti, possiamo vedere che il LED di standby è bianco, ad indicare che il microfono è acceso. Hey Alexa, accendi la TV. Per uscire dall'account di Amazon sulla TV, apri l'app Alexa, vai in Impostazioni e seleziona Esci. Ora il tuo account di Amazon è scollegato da Alexa sulla TV. Queste sono alcune indicazioni per usare Amazon Alexa integrata nelle TV con WebOS 22. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.